Il brano di Marco presenta Gesù che con la sua piccola comunità di discepoli entra a Cafarnao, la città dove viveva Pietro, che in quei tempi era la più grande della Galilea. Marco racconta che Gesù, essendo quel giorno sabato, si reca subito nella sinagoga e si mise ad insegnare. Questo ci fa pensare subito che la parola di Dio è una parola da ascoltare, una parola da accogliere, da annunciare. E arrivando a Cafarnao, il maestro non rimanda l'annuncio del Vangelo, non pensa all'alloggio, alla sistemazione logistica, necessaria sicuramente, pensa subito ad evangelizzare. E la sua preoccupazione principale è quella di comunicare la parola di Dio con la forza dello Spirito. E la gente rimane colpita dalla sua autorità, che non è come quella degli scribi. Autorità vuol dire che nelle parole umane di Gesù sentiva tutta la forza della parola del Signore, sentiva l'autorevolezza stessa di Dio, che è ispiratore della Sacra Scrittura. A differenza tante volte della nostra parola, che è una parola vuota, una parola che tante volte rimane in superficie. Gesù, dopo aver predicato nella sinagoga, dimostra subito la sua autorità. Libera un uomo posseduto da un demonio proprio all'interno della sinagoga. Questo sta a significare, che la parola annunciata da Gesù è una parola che viene direttamente da Dio, una parola capace di liberare, una parola capace di incoraggiare, una parola capace di sostenere le persone anche nel momento di maggiore difficoltà. I presenti intuiscono subito che la parola che Gesù annuncia non è una parola di uomini, una parola cioè che arriva fino a un certo punto, ma una parola che scende in profondità, nel profondità del cuore dell'uomo. E allora penso che il nostro compito sia quello di meditare la parola proclamata da Gesù, quindi meditare il Vangelo, ascoltarlo, meditarlo e lasciarlo sedimentare all'interno del nostro cuore. E poi anche la parola diventa annuncio e quindi la testimonianza, la missione è proprio di ogni buon cristiano. Anche in questa domenica la pagina del Vangelo è raffigurata in questa tavoletta realizzata da Heinrich Füllmaurer. Fa parte di un grande polittico che oggi è conservato a Vienna, al Museo di Storia dell'Arte, commissionato dal conte Giorgio di Württemberg, tra i primi aderenti alla Controriforma. Vedete illustrato la pagina del Vangelo di Marco, il primo capitolo, e il parallelo Luca 4. Sotto il testo è raffigurata la scena della sinagoga di Cafarnao e vediamo due atteggiamenti diversi nei confronti della parola di Dio. Ci sono persone che stanno discutendo, stanno litigando, attente al testo sacro, e c'è Gesù invece che con la sua autorevolezza annuncia la parola di Dio come liberazione, come guarigione. Dalla persona sdraiata distesa per terra sta uscendo uno spirito maligno.